benvenuti nel mio canale. In questo tutorial vi farò vedere come ho realizzato questo cardigan cucù. Per questo progetto sono andata a scegliere il filato di Francesca Italia Artisan che si chiama Flower Monglet, una cosa del genere. È un gomitolo da 260 grammi per un metraggio di 1000 metri e l'ho lavorato tutto con l'uncinetto 4,5. La composizione di questo filato è 53% di cotone, 43% opaco e 4% di metallic. Infatti all'interno del nostro filato abbiamo dei lurex. Per questo progetto che verrà lavorato con una piastrella quadrata che nel mio caso è di 80 cm, ho consumato tutto il gomitolo da 260 grammi che, vi ripeto, ha un metraggio di 1000 metri. Quindi vi farò vedere come ho iniziato il lavoro, che qui al centro ha questa particolarità di questo piccolo fiore lavorato appunto puff, e alterneremo appunto questi giri di punto granny e di punti puff. Quindi detto questo possiamo passare al tutorial. Farò a vedere come iniziare con un altro tipo di cotone, in quanto l'altro l'ho quasi terminato e mi serve per le cuciture che poi andremo a fare dopo. Quindi noi dobbiamo avviare un anello magico dove lavoreremo le prime 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Quindi lavoriamo 1, 2, e 3 che sono la nostra prima maglia alta più una che è di separazione. Ripesco il filo sull'uncinetto, rientro all'interno dell'anello e lavoro la seconda maglia alta, una catenella, rientro, lavoro la terza, una catenella, rientro e lavoro la quarta, una catenella, rientro e lavoro la quinta. Quindi termino tutto il giro in questo modo. Alla fine ci ritroveremo con 12 maglie alte con la separazione di una catenella. Una volta che avremo terminato le 12 maglie alte con la separazione di una catenella, possiamo stringere la codina. Lavoriamo l'ultima catenella, entriamo nella terza catenella e ci chiudiamo con una maglia bassissima. Arrivato a questo punto abbiamo terminato il nostro primo giro. Ora lavoreremo il secondo in questo modo. Nello spazio di una catenella, quindi entriamo nello spazio di una catenella lavorando un punto bassissimo. Spazio di una catenella, lì lavoreremo i punti puff. Quindi faccio una catenella, mi allungo un po' con l'asola, filo sull'uncinetto, rientro e lavoro un punto puff di 4 maglie alte. Quindi 1, 2, 3 e 4. Chiudo tutto, lavoro 2 catenelle, salto la maglia alta, entro nello spazio di una catenella e li lavoro il punto puff di 4 maglie alte. Quindi 1, 2, 3 e 4. Chiudo tutto con una maglia bassissima più 2 catenelle, salto la maglia alta, entro nello spazio di una catenella, li lavoro il punto puff di 4 maglie alte, chiudo tutto più 2 catenelle, salto la maglia alta, entro nello spazio di una catenella, li lavoro il punto puff di 4 maglie alte. Fatto questo chiudo tutto con una maglia bassissima più 2 catenelle. Quindi dobbiamo terminare il giro in questo modo. Alla fine ci ritroveremo sempre con 12 punti puff. Una volta che avremo terminato i 12 punti puff, faccio 2 catenelle, le ultime 2 catenelle, e mi chiudo nello spazio con una maglia bassissima nello spazio di 2 catenelle. Quindi salto il punto puff, entro nello spazio di 2 catenelle e lì mi chiudo con una maglia bassissima. In questo modo partiamo con il prossimo giro, dove lavoreremo una catenella, filo sull'uncinetto, nello spazio di 2 catenelle e lì lavoro 3 maglie alte. Quindi 1, 2 e 3 maglie alte, filo sull'uncinetto, entro nel prossimo spazio di 2 catenelle e li lavoro di nuovo il gruppetto di 3 maglie alte, filo sull'uncinetto, salto il punto puff, entro nello spazio di 2 catenelle e li lavoro di nuovo 3 maglie alte, 3 catenelle che sono di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel prossimo spazio di 2 catenelle e li lavoro di nuovo 3 maglie alte, quindi 2 e 3. Filo sull'uncinetto, entro nel prossimo spazio e lavoro di nuovo il gruppetto di 3 maglie alte. Filo sull'uncinetto, entro nel prossimo spazio di 2 catenelle e li lavoro di nuovo 3 maglie alte. 2 e 3. Lavoro le 3 catenelle che sono di separazione, rientro nel prossimo spazio di 2 catenelle e li lavoro 3 maglie alte. 2 e 3. Prossimo spazio di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Prossimo spazio di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Aggiungo 3 catenelle, 1, 2 e 3, che sarà il nostro angolo, rientro nel prossimo spazio di 2 catenelle e li lavoro di nuovo 3 maglie alte. Prossimo spazio lavoro 3 maglie alte, prossimo spazio, quando dico prossimo spazio sarà nello spazio di 2 catenelle. Prossimo spazio, che sarà l'ultimo, lavoro 3 maglie alte, 2 e 3, lavoro le 3 catenelle, entro nella terza catenella e mi chiudo con una maglia bassissima. Arrivata a questo punto abbiamo terminato il nostro giro e formato il nostro quadrato. Da questo giro in poi andremo a lavorare il punto granny. Semplicemente salto, vado, faccio delle maglie bassissime e entro nello spazio tra un gruppetto di 3 maglie alte e l'altro, quindi qui al centro salto 1, 2, 3, entro qui e lavoro un punto bassissimo, una catenella, allungo un po' l'asola e lavoro le 3 maglie alte, 2 e 3. Salto di nuovo il gruppetto di 1, 2, 3 maglie alte, entro qui al centro e lavoro un altro gruppetto, quindi 3 maglie alte. Salto il gruppetto di 1, 2, 3, mi ritrovo lo spazio di 3 catenelle, lì vado a lavorare l'angolo, che sarà lavorato facendo 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte nello stesso punto, 1, 2 e 3. Salto di nuovo il gruppetto di 1, 2, 3 maglie alte, entro qui al centro e lavoro 3 maglie alte, 2 e 3. Salto di nuovo il gruppetto di 3 maglie alte, vado al centro e lavoro 1, 2, 3 maglie alte. Salto di nuovo il gruppetto di 3 maglie alte, vado a lavorare nello spazio di 3 catenelle, lì lavoro 3 maglie alte, lavoro le 3 catenelle e nello stesso punto lavoro altre 3 maglie alte. Questo sarà il nostro angolo. Salto di nuovo le 3 maglie alte, entro nello spazio tra le 3 maglie alte e l'altro e lavoro il gruppetto di 3 maglie alte. Salto di nuovo 3 maglie alte, entro al centro e lavoro di nuovo 3 maglie alte, 2 e 3. Salto il gruppetto di 3 maglie alte, entro nello spazio di 3 catenelle e li lavoro l'angolo, che sarà composto da 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte nello stesso punto, 1, 2 e 3. Salto di nuovo 1, 2, 3 maglie alte, entro nello spazio e lavoro 3 maglie alte. Salto 1, 2, 3 di base, entro nello spazio e lavoro 3 maglie alte. Entro nello spazio, quindi salto le 3 catenelle e le 3 maglie alte, entro nello spazio di 3 catenelle e li lavoro 3 maglie alte, 1, 2, 3. 3 catenelle che sono di separazione, 3 maglie alte nello stesso punto, 1, 2 e 3. Fatto questo, mi chiudo nella prima maglia alta con una maglia bassissima. Arrivato a questo punto abbiamo terminato il nostro giro e semplicemente con delle maglie bassissime entriamo nello spazio tra un gruppetto di 3 maglie alte e l'altro, quindi qui al centro, e lavoriamo il nostro punto granny. e verrà alternato tra il punto granny e il punto puff. Ora vi faccio vedere il punto puff come l'ho lavorato. Quindi semplicemente noi con delle maglie bassissime entriamo nello spazio di saltiamo le 3 maglie alte con delle maglie bassissime, entro qui al centro e li lavoro una catenella, allungo un po' l'asola e lavoro 4 punti puff, quindi 1 2 3 e 4, voglio dire scusatemi, 4 maglie alte formando il punto puff, poi lavoro una catenella, prossimo spazio 1 2 3 e 4, chiudo tutto con una maglia bassissima più una catenella, mi ritrovo nello spazio di 3 catenelle, lì lavoro tutto come si presenta, quindi 3 maglie alte 1 2 e 3, 3 catenelle e 3 maglie alte nello stesso punto 1 2 e 3. Fatto questo, e salto il gruppetto di 3 maglie alte, entro qui in questo spazio e lavoro il punto puff di 4 maglie alte, una catenella, salto il gruppetto, punto puff 1 2 3 e 4, una catenella, salto il gruppetto di 3 maglie alte e lavoro il punto puff di 4 maglie alte, una catenella, mi ritrovo di nuovo l'angolo e l'angolo lo lavoro come si presenta, quindi 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte nello stesso punto. Quindi questo giro lo dobbiamo terminare in questo modo. Che abbiamo terminato il giro, quindi facciamo l'ultima catenella e ci chiudiamo nello spazio di una catenella, quindi non sul punto puff ma nello spazio di una catenella. Una volta che noi avremo terminato il giro noterete che il lavoro tende un po' ad arricciarsi, ma riprendendo di nuovo il punto granny diventerà di nuovo piatto, quindi semplicemente nello spazio di una catenella lavoreremo una catenella e lavoro nello stesso punto 3 maglie alte 2 e 3. Entro nel prossimo spazio, quindi salto il punto puff e lavoro di nuovo 3 maglie alte 2 e 3 maglie alte. Una volta terminato il gruppetto di 3 maglie alte entro nello spazio di 3 catenelle e li lavoro 3 maglie alte, quindi 2 e 3, 3 catenelle che sono il nostro angolo e lavoro 3 maglie alte nello stesso punto. Fatto questo vado a lavorare, salto il gruppetto di 3 maglie alte, entro qui nello spazio di una catenella e li lavoro 3 maglie alte 2 e 3, salto il punto puff, nello spazio di una catenella lavoro 3 maglie alte 2 e 3, salto il punto puff, nello spazio di una catenella lavoro 3 maglie alte 2 e 3, salto il punto puff, nello spazio di una catenella lavoro 3 maglie alte 2 e 3, salto il gruppetto di 3 maglie alte e li lavoro l'angolo che sarà composto da 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte. Ecco qua, quindi vi voglio far vedere come il lavoro è diventato di nuovo piatto, vedete? Quindi vedete qua com'è, tende un po' ad arricciarsi, ma andando poi a lavorare il giro a punto granny ritorna tutto piatto di nuovo. Quindi noi dobbiamo alternare questi giri, oppure lavorarlo semplicemente con il punto granny solo. Quindi dobbiamo andare avanti così per un quadrato, per la misura di un quadrato che ci serve. Nel mio caso sono arrivata a 80 cm. Per regolarvi con le taglie dovete fare la vostra altezza, la dovete dividere per 2. Il risultato che vi uscirà sarà il centimetro del vostro quadrato. Nel mio caso è di 80 cm. Arrivato a questo punto che avremo terminato il nostro quadrato, lo andiamo a piegare, quindi mettiamo il lavoro al rovescio perché dobbiamo andare a fare delle cuciture in questo modo, da un quadrato lo facciamo diventare un rettangolo in questo modo, un attimo, ok, quindi un rettangolo, eccolo qui. Ora cosa facciamo? dobbiamo lasciare 18 cm per lo scalfo, quindi con il metro ci calcoliamo 18 cm, quindi in questo modo, ok? Quindi qua verrà messo il marcapunti che sarà lo scalfo, e da qui, da 18 fino alla fine, andiamo a cucire con l'ago. Allora, mi sono lasciata, come già vi ho detto prima, 18 cm da questo punto fino alla fine, quindi fino a qui vado a cucire con l'ago e con il filo. Questo lo farò da questa parte e anche dall'altra parte, ok? E poi ci rivediamo. Allora, una volta terminato e messo il lavoro nella parte del diritto, questo sarà il risultato finale del nostro lavoro. Eccolo qui. E niente ragazze, il tutorial è terminato. Io non vado a fare né polsino e né bordo, lascio tutto come sta perché ho questa particolarità del filato che è sfumato e quindi mi piace così, però volendo possiamo andare a riprendere tutti i punti grenni e farlo a maniche lunghe in questo modo e fare anche un bordino tutto intorno, e questo sarà comunque il risultato finale del nostro cardigan. E niente, il tutorial finisce qui. Io spero che vi sia stato utile, che vi sia piaciuto. Se così vi ricordo di lasciarmi un bel pollice in su, di iscrivervi al mio canale attivando la campanellina, e noi come sempre ci vediamo in un prossimo tutorial. Ciao!